Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi ringrazio sempre la Plyon per l'unboxing e anche per questo video che riesco a fare oggi. Oggi parliamo di The Plane, che all'estero in America è uscito 4K per la Lionsgate, si chiama Plane. Noi abbiamo il The Plane, quel The davanti fa molto figo. Film con Gerald Butler, This is Sparta, This is Sparta. Sarà sempre Leonida per me, Gerald Butler, non c'è niente da fare. Sempre lui che tira i gommoni dei trattori per allenarsi nel film 300. Per me lui è Gerald Butler. Ma oggi abbiamo un filmetto d'azione. Guardate ragazzi, l'ho visto ieri sera. Non è, io voglio essere sincero, non è niente di eclatante. Come dice la trama, hanno un problema con l'aereo, ma come c'è anche nel trailer, ragazzi, atterrano su quest'isola dove ci saranno molti, molti problemi. È un filmetto d'azione, boh, si lascia vedere, niente di eclatante. Volete staccare la testa per un'oretta e 40 scarsa togliendo i titoli di coda di film? Boh, guardate Gerald Butler che, doppiato da Luca Ward, fa sempre piacere guardarlo, insomma. È un filmetto d'azione carino, dai, si lascia vedere. Ma come il video, quindi direi di passare subito al video. Master 4K, ragazzi, e avevo detto anche nel video dell'uscita che era SDR. Sul sito Fan Factory c'era scritto SDR, quindi pensavamo tutti che fosse SDR. Io non ho mai più trovato commenti a riguardo di questo film. C'è chi l'ha visto, ma non ha detto niente. Insomma, chi l'ha visto non se ne è reso conto di niente, ma facendo info sul telecomando del lettore, il film è partito, già il logo della Lucky Red all'inizio era Dolby Vision. Ho detto, scusa, mi fanno il menu in Dolby Vision e il film non è in Dolby Vision, anche perché all'estero è Dolby Vision, in Germania è in Dolby Vision, in America è Dolby Vision. E ho detto, che strano. Parte il film, parte il logo Dolby Vision, HDR, e quindi abbiamo il grading Dolby Vision. Ma vorrei partire prima di tutto Master 4K, il film, che il Blu-ray 4K, e no, ho detto prima di tutto, sì, perché volevo dire del Blu-ray, no, lo metto dopo il paragone con il Blu-ray. Quindi Master 4K, scusate, volevo fare un discorso, ma invece voglio girarci intorno. Master 4K, Dolby Vision, non lo sapevamo che avesse il Dolby Vision, c'è là il Dolby Vision, il disco 4K, l'immagine è sì dettagliata, ma comunque risulta sempre a impatto, ragazzi. Di film ne ho visti a centinaia anche in 4K, oramai più o meno riesco a vedere com'è la resa di un film, molto amatorialmente, mio modesto parere. È dettagliata, ma non spicca mai per tanto micro dettaglio o altre cose, tende sempre un po' al morbidino. Poi alte luci ce ne sono, le hanno usate bene, per esempio nell'aereo all'inizio del film, quando hanno un problema all'aereo, sono tutti al buio e usano le torce, no, le lampadine. Cazzo, quella lampadina, porca vacca, esce fuori dallo schermo. C'è anche l'hostess dell'aereo in una scena, accende la lampadina, cioè è davanti a noi, cazzarola che luce. Cioè, bella la presentazione, più accesa del 1080p, la 1080p è molto spentina, però Dolby Vision, un grading che, anche se non hanno fatto un grading che pompa molto sui colori, comunque sono più vivaci della controparte 1080p, anche il verde della foresta tende un po' al grigetto nel 1080p, è meno contrastato il 1080p, insomma ha più muscoli la versione 4K. Non ho mai notato come la camicetta da comandante di Gerald Butler bianca, non ho mai notato subito un micro dettaglio, il cotone della camicetta o altre cose così. Certo che anche grazie alle alte luci, quando sono sudati, quel brillio del sudore sulla pelle si nota di più, anche il cielo azzurro dell'isola, dove si nota in certe inquadrature anche con effetti speciali all'interno dell'aereo, solo in queste parti grandi, dove c'è un colore predominante,
secondo me un pochino di granetta finta ce l'hanno messa, oppure era rumore video. Chi lo sa, a me sembra più una granetta proprio fina aggiunta al master digitale del film, tutto ripreso in digitale questo film. Però non è un'immagine che mi ha fatto gridare al miracolo, anche come colori non ho detto wow, no, anzi quando l'immagine è in movimento diventa ancora un po' più morbidina. Non so che effetto, questo è quello che ho visto con i miei occhi. Finché sono fermi sembra che acquisisca leggermente più dettaglio e nitidezza. Quando si muovono, non lo so, perde un po', diventa un pochino più morbida, non lo so, anche con le inquadrature così, non lo so. Però micro dettaglio c'è, i fili del telefono in una determinata scena che non vi spoilerò. Insomma, si vede bene, ragazzi, si vede bene, ma qua all'interno c'è anche il 1080p e la 4K, io è la versione che vi consiglio, perché una volta messo il disco 1080p vincerete la gara di morbidezza con Perlana. Ammazza se più morbido il 1080p, ammazza, i colori più smorti, no è un altro mondo il 4K, cioè oramai siamo abituati ragazzi a vedere con SDR, Dolby Vision eccetera, ma in SDR no, a parte che proprio il film in 1080p con una risoluzione minore è un altro tipo di compressione, non ha la compressione 80-100 MB con come il 4K in 1080p è molto più morbido, ma molto più morbido, e anche quei due tre effetti digitali si notano un po' di più nella versione 1080p. Ma poi cosa ho trovato? Bending. Io vi dico solo una scena, guardatevi la scena quasi tutta al buio della turbolenza all'inizio del film, cioè c'è una scena con Gerald Butler, più scene dove c'è lui, c'è la lucina dietro di lui, dietro la sedia del comandante, sta guidando l'aereo, Gerald Butler, this is the airplane, spotta, e dietro qua c'è la lucina, tutto bending, poi c'è un effetto di solarizzazione, cioè quando ci sono i flash del temporale fuori, sulla sua faccia qui di fianco, fate pausa, still, fotogramma dopo fotogramma, cioè vedete del bordello che nel 4K io sinceramente non ho visto. Quindi la versione 1080p per morbidezza e per situazioni di criticità in assenza di luce, come tutta quella scena dell'aereo, assolutamente andate di versione 4K, cioè non è già sceso di prezzo ragazzi, lo trovate a 16 euro in offerta, quindi ragazzi andate con la versione 4K se siete curiosi di vedere questo film. Per me il 1080p lo evitate come la morte, lo lasciate stare, perché non è un disco fatto bene, questo è 1080p, non è un disco fatto bene. Ma passiamo all'audio e poi ci fermiamo lì, anche perché non ci sono extra. Audio italiano DTS:HD Master Audio 5.1, stessa cosa per l'audio inglese. Nelle versioni estere, quella americana Lionsgate ha anche una traccia Dolby Atmos, ma comunque il 5.1, e anzi vi devo dire che lo dico pochissime volte, ma la traccia da sentire è quella italiana, perché ha più volume, più carica, gli effetti sonori di quando sparano proprio quei mitragliatori, cioè è più carico, ha più dinamicità quell'effetto sonoro, anche la scena della turbolenza all'interno dell'aereo col subwoofer, ci sono degli effetti proprio bassi, cioè c'è la turbolenza, manca l'aria, giro della morte, montagne russe, tutta sta roba lì. Comunque il suono è molto molto meglio, sentire quel mix a più carica in italiano. È già un altro caso che mi capita questo con i film della Plyon / Lucky Red, andate di italiano, lo dico poche volte, ma andate di italiano, cioè l'inglese è proprio più basso, più spentarello, lo sentite proprio, anche il subwoofer è meno, hanno pompato un pochettino come Babadook, cioè sentite l'italiano è fine troppo esagerata, però anche in questo caso non è esagerata, ma la traccia italiana ha più muscoli. Una traccia, anche qui non ho gridato al miracolo, però quando sono in mezzo lì alla foresta, alla giungla, sentite tutti gli uccellini, i rumori, le foglie dai surround, quando sparano, gli spari sono veramente belli, potenti, nitidi, e la scena dell'aereo è divertente da sentire. Mi ha ricordato un po' quella di Emergency Declaration, con quei bassi, cioè sta succedendo il bordello all'interno dell'aeroplano, però bello, no, buona traccia.
traccia, buona traccia, ragazzi, un buonissimo mix per il film che alla fine, ragazzi, sono tre location, cioè girano sempre lì, non penso che sia costato tutti questi soldi questo film, però è un film onesto, dai, si lascia vedere. Quindi il video, vi ho già detto tutto, l'audio, andate di italiano, poche volte lo dico, ragazzi, ma andate di italiano. Extra, come ho detto prima, non ce ne sono, solo il trailer. In America abbiamo tre making of della durata di 15, 8, 12 mi sembra minuti, insieme al trailer, quindi all'estero ci sono gli extra, qua non sono pervenuti. Quindi chiudiamo questa recensione di The Plane, perché col The davanti è The Plane, suona molto meglio come The Into the 4K oppure The Moreno o The Recensione, funziona molto meglio, ma andate di versione 4K, abbiamo il Dolby Vision, grading Dolby Vision, un grading Dolby Vision da più enfasi ai colori, cioè è più bello e si vede. Guardate la versione SDR 1080p, tralasciando i difetti di morbidezza e quelle scene di criticità nelle basse luci, e vedrete che un film che proprio di grading non è così esaltato come colori, è quello l'aspetto che hanno voluto dare al film, ma come rende meglio in Dolby Vision, rende molto molto meglio. Ma noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Into the 4K. Grazie per avermi seguito fino adesso, grazie per le iscrizioni Facebook, Telegram, YouPorn, eccetera eccetera eccetera, e noi ci rivediamo in un prossimo episodio di The Into the 4K. Quindi the sayonara a tutti e mi sto impappinando, boh. Ciao a tutti ragazzi, sayonara e bye bye, the bye bye.